Mara Venier ci è riuscita. Cos'è successo con un ospite a Domenica Inn? Giancarlo De Andreis parla a fondo del miracolo di Mara Venier su Rai 1. Non è mai facile intervistare certi cantanti. Basti pensare a Vasco Rossi, Ligabue o il leggendario Adriano Celentano. Eppure Mara Venier, come ha scritto Giancarlo De Andreis nella sua rubrica La TV vista da internet presente sul settimanale di Più TV, a Domenica Inn ha avuto modo di intervistare niente meno che Claudio Baglioni. Il cui nome, da quando non è più attivamente partecipe al Festival di Sanremo, si è un po' perso nei meandri della TV. Il miracolo di Mara, così lo ha definito, e ha ragione. Il pubblico è stato molto contento di questa lunga e inedita intervista per tutti i suoi numerosi fan sparsi per tutto il bel paese. Claudio Baglioni si è lasciato andare a Domenica Inn. È noto per la sua timidezza. Scrive il giornalista Giancarlo De Andreis nella sua rubrica citata poc'anzi, a Domenica Inn Claudio Baglioni, si è lasciato andare. Mostrando la sua incredibile curiosità, la sua generosità e senso dell'umorismo, così facendo il pubblico ha avuto modo di cogliere il suo lato umano e a scoprire l'uomo dietro l'artista e il conduttore di ben due edizioni del Festival di Sanremo prima del grande exploit di Amadeus, che sta già lavorando alla prossima edizione ricca di cantanti, ospiti e co-conduttrici. E Mara Venier, invece, per le ultime puntate di Domenica Inn sta preparando un cast sempre più ricco di ospiti per il suo amato pubblico. Mara Venier, grande successo per Domenica Inn, anche merito dei suoi ospiti. Commosso a Domenica Inn, il grande cantante intervistato da Mara Venier ha mostrato al pubblico lati inediti del suo carattere e del suo essere molto riservato nonostante sia uno degli artisti più amati dagli italiani. Il grande successo di Domenica Inn è dovuto sia alla presenza e alla conduzione della Signora della Domenica, ma anche al cast che viene formato per dar vita alla puntata che va in onda alle 14 ogni fine settimana. E infatti i commenti sui social sono molto positivi. I telespettatori possono già fin da ora tirare un sospiro di sollievo, perché quasi senza ombra di dubbio Mara Venier verrà riconfermata per la prossima stagione TV. Sarà l'ultima? Ormai è una domanda retorica. Quasi sicuramente no, dato che la conduttrice ha sempre detto che si ritirerà dal mondo dello spettacolo solo quando il pubblico non ne potrà più di lei.